Ha messo l'attrezzo molto realmente qua sotto e ha tentato di forzare la porta, non riuscendoci fortunatamente. Poi avevamo anche l'allarme comunque sia attivo e in caso fosse successo che lui entrava, questo si sarebbe attivato. Non ha fatto in tempo. Non ha fatto in tempo però. Ha tentato di intrufolarsi all'interno di questo bar forzando la porta d'ingresso, ma è stato sorpreso con le mani nel sacco grazie all'allarme lanciato dai vicini. È successo questa notte, poco dopo le 4, nell'immediata periferia aretina. Hanno subito capito che noi a quell'ora lì ancora non eravamo operative. Quindi hanno subito chiamato prima i carabinieri perché noi titolari abitiamo un po' fuori dal centro, quindi prima che arriviamo ci vuole troppo tempo. E niente, sono arrivati subito la polizia. Allora arrivo, gli agenti hanno pizzicato il ladro in flagrante con ancora in mano gli attrezzi del mestiere. Dentro alla nostra attività, fortunatamente di soldi non ne avevamo, perché noi tendiamo a togliere tutto la sera, però avevamo quantità enormi di tabacco, grattevinci, roba alcolica per quanto riguarda il bar. Solamente una settimana fa, a pochi metri di distanza, in via Dante Alighieri, si erano registrati altri due tentativi di furto, in questo caso ai danni di un parrucchiere e di uno studio di un architetto. Diciamo che eravamo un po' già pronti per questa cosa, però insomma, abbiamo sempre ansia. Fortunatamente noi è andata bene, male, però bene allo stesso tempo. In manette è così finito adesso un trentenne con numerosi precedenti alle spalle, sempre per furto aggravato.